Al-Khelaifi. Prima o poi vinceremo la coppa. Nasser Al-Khelaifi, numero 1 del PSG, ha parlato a RMC Sport 1. Siamo tristi. Abbiamo fatto tante cose positive in queste stagioni, siamo arrivati in finale. Avremmo potuto segnare 2-3 gol, è stata una gara combattuta. Però sono orgoglioso dei ragazzi, siamo stati vicini alla vittoria, ma è il calcio. Lo accettiamo e ci credo ancor più di prima. Vi prometto che vinceremo questa. Champions League. Bayern, Neuer. È un sogno. Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha espresso tutta la propria gioia dopo la vittoria della Champions League contro il PSG. È difficile realizzare quello che abbiamo fatto. È stata una serata incredibile, sono stati 90 minuti tiratissimi, ma alla fine abbiamo meritato la vittoria. È un sogno. La miglior gara della mia carriera? Non so dirlo, ma ho giocato davvero bene. Perisic. Ho un contratto con l'Inter, vediamo. Dopo la vittoria sul PSG, che è valsa il trionfo in Champions League, Ivan Perisic ha parlato anche del proprio futuro ai microfoni di Sky Sport. È una notte speciale, quando inizi a giocare sogni notti così. Ho vinto alla prima finale, peccato non ci siano i tifosi, ma domani facciamo festa in Germania. Finale dura, il PSG è una buona squadra con giocatori fortissimi, però secondo me abbiamo meritato. Nel primo tempo hanno avuto un paio di occasioni, ma noi abbiamo il portiere migliore del mondo. Futuro? Peccato non aver vinto con l'Inter negli ultimi 4 anni, ma per fortuna quest'anno ho fatto la tripletta. Ho ancora 2 anni di contratto con i nerazzurri, dobbiamo parlarci, tutto è possibile. Adesso non voglio dire niente, voglio solo pensare a festeggiare e riposarmi, poi ci penseremo. Juve, Khedira vuole restare. Sami Khedira non rientra nei piani di Andrea Pirlo per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Bild? Tuttavia, la Juventus non avrebbe ancora contattato il centrocampista tedesco per trattare la rescissione. Anzi, Khedira sarebbe intenzionato a proseguire la sua avventura a Torino. L'ex giocatore del Real Madrid è sotto contratto con la società bianconera per un'altra stagione, fino al giugno 2021. Napoli Zielinski, attesa l'ufficialità. Piotr Zielinski e il Napoli avanti insieme, si attende l'ufficialità. Come riporta Radio Marte, l'agente del polacco si trova a Napoli, dove è atterrato assieme al calciatore, e ormai per il rinnovo sarebbe tutto definito. L'ex Empoli firmerà un contratto quinquennale che lo porterà a guadagnare circa 4 milioni a stagione bonus compresi. Napoli, Younis verso la Bundes. Napoli molto attivo sul mercato anche per quanto riguarda le cessioni. Dopo l'addio di Caleon, la squadra azzurra potrebbe salutare anche Amin Younes, che gradirebbe il ritorno in Germania, dove ad attenderlo c'è il Fortuna Düsseldorf. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore avrebbe manifestato la volontà di giocare nella sua città e il Fortuna, retrocesso lo scorso anno nella Zweite Liga, avrebbe già chiesto il giocatore in prestito. Milan, Milenkovic costa 40 milioni. Il Milan continua a seguire Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina spara alto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il presidente Rocco Commisso chiederebbe 40 milioni di euro per il suo giocatore e ciò renderebbe la trattativa molto difficile. Raiola. Balotelli non è finito, 2 squadre su di lui. Il mondo intero ha una precisa opinione su Mario e solo con i fatti proveremo a cambiarla. Il Covid-19 non ci ha aiutato, ma adesso stiamo parlando con varie squadre e vedremo di ripartire. Sicuramente come giocatore Mario non è finito. Il calcio ha bisogno di attaccanti come lui. Anche in Italia può avere mercato, stiamo parlando con 1-2 squadre. Poi anche all'estero. Vediamo. Lo ha detto Mino Raiola ai microfoni di Sky Sport a proposito del futuro di Mario Balotelli. Raiola. Pogba rimane al Manchester United. Paul Pogba resterà al Manchester United. È un giocatore chiave per lo United, hanno un progetto importante e lui è incluso al 100%. Non accetteranno nessuna offerta questa estate per vendere Pogba. Parleremo presto di un nuovo contratto, nessuno stress. Così Mino Raiola, agente del centrocampista francese, ai microfoni di Sky Sport. Il Torino in corsa per Skik. Ancora tutto da decifrare il futuro di Patrick Skik. L'attaccante è in uscita dalla Roma che lo vorrebbe cedere per non meno di 25 milioni visto che figura a bilancio 19,2 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Samp sarebbe comunque seguito ancora dall'Ipsia, formazione in cui ha militato negli ultimi 6 mesi, e dal Torino dove ritroverebbe Giampaolo. I Granata vorrebbero il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni. Parma, ufficiale l'esonero di D'Aversa. Era nell'aria, ora è ufficiale il divorzio tra il Parma e Roberto D'Aversa.
In una nota il club comunica di aver sollevato il tecnico dall'incarico. Nelle ultime settimane, si legge, sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti, insieme negli ultimi 4 anni. Nulla potrà comunque, sottolinea il club ducale, cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera. Inter, Tonali vicino alla firma, ci siamo. Tonali sta per firmare con l'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Brescia per un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 35 milioni di euro. Barcellona, Pjanic positivo al Covid, non ha fatto in tempo a passare dalla Juventus al Barcellona che mira Alan Pjanic, dopo aver accusato un malore nella giornata di sabato ed essere stato sottoposto al tampone, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato la stessa società catalana attraverso i suoi canali ufficiali. Pjanic non potrà allenarsi con il Barcellona fino alla prima settimana di settembre, in vista della ripresa della Liga che comincerà il 12 del prossimo mese, con l'ex Juventus che dovrà aspettare per poter partecipare alle sedute di gruppo con i compagni e scendere in campo con loro. Inter, i tifosi a Lukaku. Bella view Rom, ti amiamo Rom. È l'hashtag che sta spopolando su Twitter tra i tifosi dell'Inter e rilanciato anche dalla stessa società nerazzurra per dimostrare la vicinanza a Romelu Lukaku, sfortunato protagonista nella finale di Europa alle Ague. Una sua deviazione, sulla rovesciata di Diego Carlos, ha infatti regalato al Siviglia il gol del decisivo 3-2, dopo aver sprecato la palla per il vantaggio. Il modo peggiore per Lukaku per concludere una stagione da record, in cui ha segnato 34 gol come Ronaldo alla sua prima annata in nerazzurro, con la 34 a rete. Segnata proprio nella finale con il Siviglia per il momentaneo 1-0 che aveva illuso i tifosi. Dopo il gol Lukaku, che ha anche disertato la cerimonia di premiazione, si è chiuso in un silenzio social strano per lui, sempre abituato ad essere protagonista sul web. Da qui la scelta dell'utente di Twitter PeppinInter e dei tifosi interisti di lanciare un hashtag, diventato primo in tendenza, per stare vicini al proprio bomber. Milan, via al raduno con i test. Il Milan ha ufficializzato il programma del raduno per la stagione 2020-2021, al via domani. Il club specifica che, in considerazione delle criticità legate all'evolversi dell'emergenza Covid-19 e per tutelare la salute dei tifosi, non verranno svolti allenamenti sui campi esterni di Milanello. La squadra, quindi, a differenza delle passate stagioni, non si allenerà sul campo 6. Dopo i test, che verranno sostenuti nella mattinata di lunedì 24 agosto, staff tecnico e giocatori torneranno nel centro sportivo nella mattinata del giorno successivo per il primo allenamento. Juventus. Lo staff di Pirlo. Questo l'elenco completo dello staff tecnico di Andrea Pirlo alla guida della prima squadra della Juventus. Allenatore. Andrea Pirlo, vice allenatore. Igor Tudor, collaboratore tecnico. Roberto Baronio, collaboratore tecnico. Antonio Gagliardi Resp. Prep. Atletica. Paolo Bertelli, Col. Preparatore atletico. Andrea Pertusio, Col. Preparatore atletico. Enrico Maffei Resp. Forza e Sport Science. Duccio Ferrari Bravo, Col. Sport Science. Antonio Gualtieri, Prep. Portieri. Claudio Filippi, Col. Prep. Portieri. Tommaso Orsini, Resp. Match Analysis. Riccardo Scirea, Col. Match Analysis. Domenico Vernamonte, Col. Match Analysis. Giuseppe Maiuri.